Ah, ragazzo, s'accende sta cosa. Ah, eccola! Benvenuti alla prima puntata di Ta risolvo io. Partiamo subito con le domande. 00 Yagami scrive: Ta risolvo io o come si scrive? Anche tu hai l'ascelle sotto i peli come favi? Ta risolvo io o come si scrive? Zio. Devi stare molto calmo, ok? Poi, anche tu hai le ascelle sotto i peli come favi? No, io man safari, ta risolvo io, questo vestito mi ingrassa. No, no, caro, non ti ingrassa, è che rende il resto del mondo più magro. Reggi di qua, chiede. Ta risolvo io, perché l'anno scorso mi sono iscritta a filosofia? Non ricordo più il motivo. Ciao Edi. Ciao Reggie. Vorrei poterti dare una risposta, ma in realtà ci sono interrogativi che non hanno vere e proprie risposte. Per esempio, l'anno scorso ho cavalcato un cavalluccio marino e non ricordo più il perché. Bam Alex. Scrive, ta risolvo io. Come fa la volpe? What does the fox say? Moreno Cantalice chiede, ta risolvo io. Perché saliamo le scale ma non zuccheriamo gli ascensori? Beh, per lo stesso motivo per cui il salto del pasto non è uno sport olimpico. Alex Varr, come faccio a farti una domanda? Come faccio a risponderti con una risposta? Gli staff mi chiedono perché ho sognato Valentina Nappi che faceva la benzinaia? Perché probabilmente lei se ne intende di pompe. Sono stata volgare. Luca Spasiano chiede: Ta risolvo io, perché il sale si chiama sale se scende? Semplicemente perché è pigro e non gli va di fare le scale. TrueOgre80 chiede: Ta risolvo io, perché abbiamo 32 denti? Beh, semplicemente perché il 33 era già stato preso dai medici. Filippo Rossi ci chiede: Se esistono i musulmani, esistono anche i mussulpiedi? No, no, perché vedi. I mussulpiedi non hanno i gomiti e se non hanno i gomiti non se li possono leccare con la lingua. Semplice, no? Nene e no, aspetta. Nene e 28 sono 3. Ta risolvo io, ma porco spino. È una parolaccia? Diciamo, è una parolaccia solo nei giorni dispari, dei mesi pari, degli anni bisestili. Panda nel tubo scrive: Ta risolvo io. Ammacca banane? Sì, in casi estremi, Gigi Finizio 9517 chiede: Ta risolvo io. Aiuto, sto insieme ad uno, ma amo il mio migliore amico. Cosa devo fare? Lui mi ha detto di non deluderlo mai, ma io boh, per lui provo, non so cosa fare. Ciao, buona serata. Ciao Gigi. Prima di tutto metti una virgola a sta frase perché ci ho perso un'ora di vita a leggerla. Poi esci dalla friend zone, diglielo, provaci. E se non va, pace. Però almeno ci hai provato, no? Cucci King dice: Ta risolvo io, ma come fai ad essere così bella? Oh, in realtà è che mi disegnano così. Giulio Bruni ha un dubbio amletico. Ta risolvo io. Domanda: è possibile starnutire ad occhi aperti? Certo, come è possibile anche scorreggiare a culo chiuso? Ghilli Comics. Te la risolvo io. Domanda: gli sciocchi fuggono? No. Aspettano Gandalf che cada dal dirupo per poi urlare: No! Mr. Whitehurst. Ta risolvo io.
Vediamo se riesce a risolvere il mistero dei calzini spaiati che escono dalla lavatrice. Sì. Divorziano. Vincenzo Di Salvio chiede: qual è il senso della vita? Cercare di vivere un'esistenza il più possibile piena e felice o accollarsi il peso di grandi responsabilità, sacrificando parte di sé per rendere il mondo un posto migliore? E se ciò che facciamo per migliorare il mondo scompare nel silenzio della notte, mentre il futile risplende alla luce del sole, ha senso continuare a lottare? Se ciò che di buono viene fatto passa inosservato, che senso ha fare del bene? Vincenzo. Atmosfera, per favore. Vedi, io ammacca banane. Route 1. Sei sexy. Scopiamo? The Back 92. Ta risolvo io. Come fai ad essere così perfetta? Oh, stop you. Finicio Wolf. Ta risolvo io. Che fine ha fatto Carmen Sandiego? Ecco, è una cosa un po' delicata. Vedi, Carmen è in terapia. Sì, è in terapia perché da piccola stava giocando a nascondino con i suoi amici e si è nascosta così bene che i suoi amici non la ritrovarono più e si chiesero sempre: dove è finita Carmen Sandiego? Sir Matthew. Ta risolvo io. Perché Will Wush ha più iscritti di me? Spiegamelo, please. Perché lui, vedi... Annalisa Cicchetti. Ta risolvo io. Perché i musicisti death metal non si vestono da unicorni? Perché, sono già unicorni, ma non lo sanno. Digevolvono. The Web Camscal 78. Ta risolvo io. Perché quando si scrive tutto attaccato, si scrive separato. E se noi scriviamo separato, lo scriviamo attaccato? Qui si potrebbe adoperare il teorema secondo la quale quando ti prude il culo mica ti abbassi i pantaloni, no? Tommaso Cannas von Belli. Ta risolvo io. Perché gli unicorni non suonano il death metal? Perché è il death metal che suona gli unicorni. Ciriaco Tube. Ta risolvo io. Dio esiste? No! No che non esiste! Forse non esiste, forse. Riddick the Killer. Ta risolvo io. Come dimostrare che gli zeri non banali della funzione Z di Riemann hanno parte reale di un mezzo? Dov'è il mio pesce magico? Ty Bure. Ta risolvo io. Di chi sono figli qui, qua e qua? Sicuramente di qualcuno che se li perde sempre, sai, no? Dove sono? Qui, qua e qua, no? Volpo 94. Ta risolvo io. Si può leggere un libro ad occhi chiusi? Immagina, puoi. Keller 242. Ta risolvo io. È possibile leccarsi il gomito con la lingua? Allora, per esperienza ti direi di no. In realtà io ci provo ogni giorno. Sai com'è? La speranza è l'ultima a morire. Andrea Condrea Moreno. Ta risolvo io. È possibile addormentarsi ridendo? Sì, solo se si ha particolarmente sonno mentre si è sulla tazza. Roberto Manfro. Ta risolvo io. Io ho una domanda. Ma che fine ha fatto l'influenza suina? Dicevano che non c'era cura. Che fine ha fatto? Purtroppo, poverina, le davano della porca e così si è fatta monaca.
Che posso fare? Chiede. La risolvo io. Perché sulla pasta col tonno non ci va il parmigiano? È semplice, perché il parmigiano è intollerante ai latticini. La puntata di oggi finisce qui. Se volete continuare a commentare e a scrivermi delle domande, potete farlo qui sotto oppure usando l'hashtag TaRisolvoIo su Twitter.